mese di un tratto di superstrada intervengono autoservizi Comazzi, il presidente Costa e il sindaco Pizzi. Per quasi 150 volte non ha pagato il pedaggio al casello della 26, Ossolano condannato a 5 mesi e 200 euro di multa. Stasera alla fabbrica di Villa d'Ossola, primo consiglio comunale dell'era Toscani, in primo piano la giunta e i progetti per il quinquennio. Il ritorno delle frecce tricolori ad Arona ha presentato il programma dell'evento che sarà su 3 giornate. Tempo di bilanci per il progetto La cura è di casa, se ne parla nell'ultima puntata della stagione del Sasso nello Stagno. Domani la seconda edizione del Memorial del Grosso di Box che Vicio Azzurra TV trasmetterà in diretta dal Teatro Maggiore dalle 20.30. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizia. È di ieri la notizia della chiusura della superstrada, di un tratto di superstrada per consentire il risanamento profondo del manto stradale. Interessata la carreggiata in direzione Milano nel tratto compreso tra Domodossola e Piedimulera. E sulla questione e sui disagi che provocherà la chiusura intervengono autoservizi Comazzi, anche il presidente del VCO Costa e il sindaco di Domo Pizzi. Autoservizi Comazzi ha scritto al prefetto, alla provincia, ai comuni di Domodossola, Villa d'Ossola e Piedimulera il motivo, la chiusura al traffico della carreggiata sud della tratta della strada statale 33 del Sempione tra gli svincoli di Domo Sud e di Piedimulera a partire dal prossimo 19 giugno. La decisione di ANAS non è assolutamente piaciuta all'azienda ossolana, come sottolinea l'amministratore delegato Carlo Galli. Ma è un disastro perché andiamo verso la stagione turistica, abbiamo tutti collegamenti, 14 coppie di corse con Malpensa, siamo in coincidenza con i treni svizzeri, con le BLS, i collegamenti con Verbania, che tra l'altro c'è un'altra interruzione sul lago, quindi porteremo dei ritardi pazzeschi. Io capisco che ci saranno dei problemi tecnici per ANAS di fare i lavori, ma anche in prospettiva futura, se il sistema è questo, vuol dire che noi per 4 anni sistematicamente, quando vanno a fare i lavori di ripristino della superstrada, noi avremo delle chiusure al traffico. Anche il presidente provinciale Stefano Costa è intervenuto sull'argomento. È fuori dubbio che i lavori di rifacimento del piano viario della superstrada siano improrogabili, afferma in una nota stampa Costa, ma è altrettanto lecito domandarsi se una chiusura di quasi un mese della carreggiata sud in un tratto di 7 km in piena estate non potesse essere gestita diversamente, ad esempio con chiusure totali notturne, evitando così il prevedibile intasamento diurno sulla viabilità alternativa. E ancora il presidente provinciale: non si comprende come siano considerate le priorità di intervento. Ci chiediamo perché il tratto più pericoloso, Danzola Pieve Vergonte, debba aspettare pazientemente il proprio turno per un rifacimento che ha le caratteristiche conclamate della somma urgenza. Anche il primo cittadino di Domodossola, Lucio Pizzi, ha espresso il proprio parere negativo circa la scelta di ANAS. La chiusura della strada statale 33 creerà notevoli disagi per gli utenti, per le attività commerciali ed imprenditoriali ossolane e per il trasporto pubblico, precisa Pizzi. Chiediamo di prevedere la parzializzazione della carreggiata oggetto di intervento, mantenendo una corsia di marcia attiva, oppure di valutare lo spostamento del traffico sulla carreggiata opposta, parzializzandone la sezione. Siamo alla cronaca giudiziaria. Un ossolano a processo aveva il vizio di non pagare il pedaggio autostradale. Per quasi 150 volte non ha pagato il pedaggio al casello dell'A26 della barriera del Lago Maggiore, condannato a 5 mesi e 200 euro di multa per truffa. Un ossolano, ST, le sue iniziali. L'uomo, alla guida di una Twingo, passava indisturbato dal casello senza pagare, per questo è stato registrato da Autostrade per l'Italia. A inizio 2016 però il sistema informatico del casello ha fatto scattare un sistema di controllo per gli utenti recidivi e sulle sue tracce si è messa la Polizia Stradale di Romagnano, che ha fermato l'auto e ha accertato che fosse proprio l'ossolano al volante. È finito quindi a processo per i mancati pagamenti tra giugno 2015 e febbraio 2016 per un importo totale di oltre 1.200 euro. La PM Anna Maria Rossi ha chiesto la condanna a 7 mesi e 200 euro di multa. Il giudice Donatella Banci Buonamici ha deciso per 5 mesi e 200 euro di multa. L'uomo dovrà anche risarcire Autostrade per l'Italia, che si era costituita parte civile al processo. Fondamentale per la condanna è stato il riconoscimento da parte della Polizia Stradale
stradale di Romagnano Sesia. In un caso precedente, infatti, l'automobilista Moroso era stato assolto perché non c'erano prove che fosse stato lui alla guida del mezzo che passava il casello senza pagare il pedaggio. Andiamo a Villa d'Ossola perché questa sera alla fabbrica c'è il primo consiglio comunale dell'era Toscani. Prima uscita ufficiale per la nuova amministrazione comunale di Villa d'Ossola. Stasera alle 20.30 è infatti convocato il primo consiglio dopo il voto del 10 giugno. È il primo dell'amministrazione Toscani e la seduta si terrà nella sala al piano superiore del centro culturale La Fabbrica, questo per permettere maggior affluenza di cittadini. 7 i punti all'ordine del giorno, tra questi anche la comunicazione della Giunta che affiancherà Bruno Toscani, eletto sindaco da pochi giorni. Il voto a Villa d'Ossola ha infatti visto la vittoria della lista Villa 2.0, una civica che ha l'appoggio dei partiti di centrodestra. Toscani ha vinto le elezioni con il 42,4% dei voti. Sconfitta la lista Viviamo Villa, che rappresentava la continuità con la passata amministrazione di centro-sinistra. Il candidato Marcello Perugini aveva raccolto il 31,8% dei voti. La terza lista, Indipendenza Civica, slegata da ogni carro politico, era guidata da Sebastiano Mandica con il 25,9% dei voti raccolti durante le elezioni. All'ordine del giorno c'è anche la presentazione delle linee programmatiche sui progetti di realizzazione di questi prossimi 5 anni. Toscani avrà al suo fianco 8 consiglieri comunali, mentre alle minoranze andranno 4 seggi, 2 per la lista Indipendenza Civica con Sebastiano e Romina Mandica, 2 a quella di Marcello Perugini con lo stesso candidato sindaco ed Alberto Lepri, anche se Perugini ha già annunciato il suo addio. Sulla giunta intanto ci sono già delle indiscrezioni. Potrebbe essere composta da Massimo Gervasoni, Stefano Cittadino, Pierangela Borca e da un assessore esterno, Maurizio Romeggio. Farmacia di Belgirate, il direttore generale dell'ASL VCO Angelo Penna, in accordo con l'assessorato regionale alla sanità, ha contattato il sindaco di Belgirate, Walter Leto, il responsabile dell'associazione titolari di farmacia Novara VCO, Roberto Emer, per dare la più ampia disponibilità alla ricerca di un accordo tra le parti finalizzato alla garanzia della continuità del servizio. Da questi colloqui Penna ha riscontrato sia da parte del sindaco sia da parte di Emer una grande attenzione e interesse ad agire per una soluzione nell'interesse dei cittadini e dei turisti che garantisca il servizio fondamentale sia nei prossimi mesi che in futuro. E restiamo a Belgirate per una bufera che ha travolto la nuova addetta alla comunicazione. Dopo presa di posizione della minoranza e un'interrogazione parlamentare, ieri la Giunta ha deliberato l'accettazione della rinuncia all'incarico. Una bufera sulla nuova addetta stampa del comune di Belgirate. Nei giorni scorsi si era aggiudicata il bando, ieri la giunta comunale ha deliberato l'accettazione della rinuncia all'incarico. Nel mezzo una dura presa di posizione della minoranza e un'interrogazione parlamentare degli onorevoli Enrico Borghi ed Emanuele Fiano. Flavia Filippi, Antonella Gallo e Marco Maestri del gruppo consigliare Belgirate Viva in un comunicato spiegavano che l'amministrazione comunale ha deciso di impiegare ben 5.500 euro di soldi pubblici per un bando semestrale di addetto la comunicazione del comune, 542 abitanti. Lo stesso gruppo riferiva che dopo aver preso visione delle foto inneggianti al nazifascismo postate poi rimosse sul profilo Facebook della professionista, condannava in modo assoluto il contenuto di tali foto che, scrivevano Filippi, Gallo e Maestri, offendono la memoria di milioni di persone cadute nell'olocausto, oltre che la memoria dei belgiratesi. La minoranza si dissociava dall'iniziativa del comune di Belgirate e ringraziava Borghi e Fiano per il pronto intervento in tal senso con un'interrogazione presentata ieri alla Camera dei Deputati. Nel documento dei due onorevoli si chiedeva un intervento nei confronti dell'amministrazione belgiratese al fine di consigliare di procedere con l'annullamento in autotutela del bando di gara esperito per tutelare l'immagine della comunità di Belgirate. Sempre ieri dunque, ultimo sviluppo, la rinuncia dell'incarico.
Con la vittoria del bando da parte della signora in questione avevamo l'obbligo di procedere, ma alla luce degli ultimi avvenimenti la stessa non ha lavorato un minuto per noi e per noi non lavorerà mai, il commento del sindaco Walter Leto, che prosegue: non è costata e non costerà un solo euro alle casse comunali, fatto salvo che su certi argomenti siamo particolarmente sensibili. È stata fatta una tempesta in un bicchiere d'acqua, ha concluso. Come da obblighi di legge, la nomina è passata al secondo classificato, la cui richiesta economica era però fuori budget. Niente addetto stampa quindi per il comune. La minoranza consigliare ha svolto efficacemente il suo ruolo di controllo conferitole dalla legge, il commento di Belgirate Viva, che auspica che la somma risparmiata venga ora impegnata per più lodevoli cause. La macchina organizzativa è in azione a 2 settimane dall'inizio della seconda edizione della manifestazione aerea con la pattuglia acrobatica nazionale delle frecce tricolori nella città del San Carlone, che quest'anno prende il nome di Arona Air Show del Lago Maggiore. Coinvolgerà i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto, Arona, Meina, Lesa e Belgirate, con le esibizioni aeree del team IAC Italia dalle 17.30 di venerdì 29 giugno, sabato 30 giugno le prove ufficiali e domenica 1 luglio dalle 14 lo show, che sarà anche in diretta su VCO Azzurra TV. Oggi la presentazione della kermesse. Tutto questo grazie anche all'interessamento dell'Aeroclub di Vergiate, che si è fatto promotore per portare proprio ad Arona questa seconda edizione. Sì, diciamo, la richiesta arriva dal sindaco del comune che organizza, che ha intenzione di organizzare una manifestazione. Poi partono le pratiche per l'Aeroclub d'Italia, diciamo, attraverso un altro aeroclub, in questo caso noi Aeroclub Vergiate. Già, il venerdì ci sarà un'esibizione. Sì, quest'anno veramente è un weekend pieno di eventi e speriamo anche di successo. Abbiamo già il venerdì pomeriggio, ci sarà un sorvolo di Arona, ma non solo, di tutte le località qui sul lago, di una pattuglia italiana, IAC Italia, che così cominceranno a scaldare un po' il pubblico, ad avvertirli che qualcosa si sta muovendo. La sera di venerdì ci sarà una mongolfiera che nella piazza di Arona gratuitamente porterà dei bambini, poi il clou della manifestazione si svolge nei pomeriggi di sabato e di domenica. Dalle 14 alle 16, sia sabato che domenica, si esibiranno gli elicotteri dell'Aeronautica Militare, l'elicottero della Guardia Costiera, poi avremo un biplano acrobatico americano, un Pitt Special, e in chiusura ovviamente le attesissime frecce tricolori che interverranno intorno alle 15.20 e termineranno prima delle 16. Tutto questo si realizza grazie al sindaco Alberto Gusmelori, che ha coinvolto decine e decine di sponsor come Pipers, che è mai sponsor. Ripeterò quello che ho già detto la scorsa edizione: quando c'è un progetto serio, verificabile, con dei target chiari, il privato ha l'onore e l'obbligo di intervenire, lo facciamo volentieri. Ad Arona abbiamo trovato un terreno fertile per fare progetti di questo tipo. Tutto questo grazie a 500-600 sponsor che attraverso le associazioni il sindaco ha coinvolto. Sì, diciamo che dietro una manifestazione di questo tipo c'è tantissimo volontariato, cioè io devo veramente ringraziare la Protezione Civile, la Croce Rossa, tantissima gente, le autorità, militari che ci aiutano. Cioè è una manifestazione di cui siamo orgogliosissimi, è la seconda volta che lo facciamo, questa volta addirittura su 3 giorni, quindi un intero weekend. La pattuglia acrobatica è l'orgoglio nazionale. Noi italiani non siamo secondi a nessuno e diciamo che in questo basso lago, in questo territorio dei laghi, lo stiamo dimostrando, lo dimostreremo sempre di più. Parliamo della cura e di casa, tempo di primi bilanci del progetto, lo faremo stasera nel Sasso nello Stagno, il settimanale condotto da Maurizio De Paoli, ultima puntata della stagione, in onda stasera alle 21 e ancora sabato alle 17 e domenica alle 14. Dal maggio 2016 operatori e volontari, oggi rispettivamente 122 e 126, collaborano all'interno del progetto finanziato da Fondazione Cariplo, La Cura è di Casa. Le attività svolte nel territorio del VCO e in 7 comuni del Novarese sono rivolte alla fascia più longeva della società. Gli affiliati alla rete si prendono carico di ultra 65 anni in condizioni di fragilità a causa di carenze familiari, sociali, economiche, sanitarie e logistiche.
Il progetto di sensibilizzazione conta oggi 23 partner e 20 enti e associazioni di volontariato aderenti alla rete, con più di 60 iniziative ed eventi alle spalle. 438 anziani hanno beneficiato dei servizi della cura di casa dai suoi inizi ed i responsabili si augurano si tratti di un numero in costante aumento per arrivare nel vicino 2020 alla quota di 700 individui raggiunti. Per permettere l'ampliamento della rete dei soggetti aderenti, gli organizzatori progettano, attraverso il reperimento di altri fondi da cofinanziatori, partner o dalla solidarietà e generosità della comunità locale, la quale ha già mostrato il proprio impegno con varie donazioni al fondo VCO Social, costituito appositamente presso la Fondazione Comunitaria VCO, di poter migliorare la capillarizzazione dei servizi offerti sul territorio e mantenerli nel tempo. La cura di casa mette a disposizione quotidianamente e gratuitamente professionisti e volontari, i quali offrono, a chi ne ha necessità, cure e servizi a domicilio, nel tentativo di evitare e prevenire la perdita di autosufficienza o la collocazione in residenze socioassistenziali. Oltre al contesto prettamente sanitario, affidati agli operatori qualificati, in consorzio e residenze assistenziali, il progetto si propone di sopperire anche le esigenze più leggere, garantendo momenti di socializzazione e compagnia ed aiutando gli anziani nelle varie faccende quotidiane. Questi spazi, competenza dei volontari, sono necessari, oltre che al benessere psicologico dell'anziano, alla ricostruzione di quella comunità attenta e solidale che ad oggi si sta sempre più rarefacendo. Oggi è stata inaugurata la virtual area dell'Ossola Outdoor Center di Crevola d'Ossola attraverso l'utilizzo della realtà aumentata. Racconta le molteplici possibilità di praticare gli sport outdoor nel territorio ossolano in un ambiente che racconta un pezzo di storia del nostro territorio. Andrea Calderoni. Una casa valzer all'Ossola Outdoor Center, il centro commerciale fa scoprire il territorio, tutto attraverso una virtual area. Un progetto che abbiamo creduto tantissimo, vogliamo avere un punto di congiuntura, di giunzione tra il territorio e quello che è l'Humboldt Center che abbiamo acquisito nel 2014. L'abbiamo voluto fare creando una virtual area, un luogo fisico a testimonianza di quello che era il passato del territorio, quindi una stube valzer che rappresenta bene questo, ma nella quale partiranno in modo, nella realtà aumentata, una serie di comunicazioni del territorio e dell'Humboldt Center verso il territorio. Mettiamo quindi a disposizione del territorio i nostri servizi e i nostri mezzi comunicativi per diffondere quelle che sono le peculiarità e le bellezze del territorio attorno al nostro Humboldt Center. Con una semplice app si passa dal centro commerciale alla scoperta dell'Ossola. Sì, certo, lo possiamo vedere come un respiro che da dentro al centro va verso il fuori, ma dal fuori viene verso il dentro. Chiunque, i frequentatori che cercano delle informazioni aggiuntive o delle possibilità di fare escursioni possono venire qui al centro commerciale da noi, dove ci sarà una persona a supporto appunto delle richieste, delle prenotazioni per scoprire le bellezze del territorio, che comunque è un territorio molto vasto e su cui Novacop crede molto sulle sue potenzialità. Difatti ha investito molto su questo centro commerciale e sul punto hub che abbiamo creato all'interno del centro. Ed è molto semplice accedere e anche utilizzare questa virtual area. Certo, oggi uno smartphone più o meno ce l'abbiamo tutti, sono state fatte anche delle cartoline, il QR code di cui io sono una sostenitrice aiuta moltissimo, è un accesso facile, divertente per le famiglie, i bambini, sicuramente fa cultura della montagna, dello sport e del turismo di questa zona. L'Ossola Outdoor Center è a Crevola d'Ossola e tra l'altro c'è una finestra virtuale che porta alla scoperta del vostro comune. Sì, un'occasione importante, un percorso su cui noi crediamo, su cui abbiamo investito delle risorse, sulla pulizia del sentiero che va sostanzialmente, che attraversa la valle, va verso il Passo del Gries. Crevola d'Ossola è l'unico comune che sta su due vie storiche, sulla via del Gries e sulla strada Stoccalper, e nonostante abbia un'evidente vocazione commerciale, artigianale, qua siamo in una zona commerciale molto importante, ha anche tanti angoli che vanno scoperti e il video che è stato pubblicato fa vedere molte cose.
Domani sabato l'associazione culturale Charles Péguy organizza a Stresa una giornata in nome dell'arte e della poesia. La manifestazione, intitolata Un po' di Dante sotto le piante, sarà organizzata in 4 tappe, tutte all'aperto, a partire dalle 11 e fino alle 20, durante le quali verranno lette ed analizzate alcune terzine tratte dalla Divina Commedia. La giornata prenderà il via dal giardino del bar La Verbanella. Tanto sport nel TG di oggi. Partiamo con la box. Domani la seconda edizione del Memorial del Grosso di box che VCO Azzurra TV trasmetterà in diretta dal Teatro Maggiore a partire dalle 20.30. Sabato all'insegna della grande box al Teatro Il Maggiore, appuntamento dalle 20 con la seconda edizione del Memorial del Grosso. Siamo molto orgogliosi come ASD Box Verbania di questa manifestazione. Lo facciamo per la box, lo facciamo per Verbania e siamo orgogliosi perché è la seconda edizione, speriamo che possa andare avanti, è sempre meglio. Quest'anno abbiamo dei pugili di livello, oltre al nostro Ivan che è la bandiera di Verbania e non solo, abbiamo anche altri pugili, tra cui Gonzales che nel ranking mondiale è all'89esimo posto, quindi sono dei personaggi che con la box ci sanno fare, daranno un grandissimo spettacolo, quindi vi aspettiamo tutti domani sera. Due match di professionisti e poi anche tante esibizioni molto belle, tutte da seguire con i dilettanti. Assolutamente sì, abbiamo 8 match di dilettanti che sono tutti della nostra palestra e combatteranno con sfidanti che vengono da altre parti d'Italia. Ci teniamo moltissimo perché diffondere la box tra i ragazzi, perché sono tutti giovanissimi, è uno dei nostri obiettivi. Ricordiamo che abbiamo nella nostra scuderia di giovanissimi Jennifer Sghedoni, che è una donna che ha 17 anni e ha grandissime potenzialità, forse anche di andare in nazionale, noi glielo auguriamo. Marco Borgio, Gagliardi ed altri che vedrete domani sera sono il nostro orgoglio. Il tuo quarto incontro da professionista in casa sarà una bella emozione. Sì, sarà molto emozionante perché c'è un sacco di gente che viene a vedere e combattere in casa è sempre più difficile. Finora sono andati bene tutti gli incontri, speriamo nell'incontro di domani. Che incontro ti aspetti contro il pugile croato? Ma non lo conosco, non ho idea di chi sia e quindi non sottovaluto né sopravvaluto nessuno. E cioè da professionista bisogna stare sempre attenti, quindi vedremo domani. Grande spettacolo nel fine settimana a Doleggio, dove è in calendario la tappa italiana dell'Europa Track Trail. Il campionato Europa Track Trial è un campionato molto conosciuto e famoso in Europa, sono 29 anni che continuano nella loro attività, ci sono varie tappe, Francia, Austria, Germania, Croazia, e dall'anno scorso grazie ai miei eventi siamo riusciti a portare questa bellissima manifestazione anche in Italia. Sono dei veri acrobati che lottano con le leggi della fisica e della gravità e molte volte l'hanno vinta loro e non la fisica. Perché è così affascinante questo sport? È affascinante perché è molto sia di tecnica che di tattica. E la cosa che a me piace particolarmente è il fatto che loro non hanno possibilità di fare una ricognizione prima, almeno non con il camion. Io penso che in questa specialità conti il mezzo fino a un certo punto rispetto ad altre gare, diciamo, motoristiche, come può essere, non so, magari la Formula 1, dove la macchina è fondamentale insieme al pilota, certo. Qua conta tantissimo e in prevalenza l'abilità invece del pilota e del navigatore, quindi questo sicuramente. Track Trial penso che sia ormai una certezza, la prova europea del Track Trial, quindi ci dobbiamo veramente presentare con tutti i membri più illustri della nostra famiglia, quindi insieme all'anteprima della gamma X-Way, insieme ai veicoli speciali Astra che nelle varie configurazioni, insieme all'intera gamma Iveco Off-Road presenteremo il nostro parente più illustre, che è il veicolo che ha ripercorso ancora una volta vittoriosamente i sentieri della Dakar. Ora la pagina dedicata all'atletica e i risultati della tappa del provinciale di corsa in montagna con il terzo Memorial Monique Giraud.
Categorie giovanili di scena a Domodossola lo scorso 10 giugno per il terzo trofeo Monique Giraud, valido come terza e ultima prova del campionato provinciale giovanile su strada, categorie promozionali ed esordienti. La gara, organizzata dall'Associazione Sportiva Caddese Monique Giraud del presidente Francesco Trapani, ha visto al via poco meno di 150 atleti che si sono dati battaglia lungo il circuito che si snodava attraverso il quattrocentesco centro storico del capoluogo dell'Ossola, alla presenza del vice sindaco Angelo Tandurella e del presidente Fidal VCO Luigi Spadone. Nella categoria allievi, successo di Andrea Piana della SD Gravellona VCO su Lorenzo Caretti della GAV e Thomas Floriani della SD Caddese Monique Giraud. Tra le allieve ha primeggiato Veronica Bona di Sport Project VCO su Giorgia Tartari dell'Atletica Ossolana Vigezzo. Nei cadetti, prima piazza di Mattia Bassa della SD Caddese Monique Giraud davanti a Tino Tognoletta del GSD Genzianella e Simone Beltrami della SD Caddese Monique Giraud. Nella categoria cadette, prima Francesca Carnevale della GAV su Elisa Tabacco del GSD Genzianella e Anna Paracchini 2004 della GAV. Vittoria tra i ragazzi di Luca Capitani della SD Caddese Monique Giraud davanti a Tommaso Cangialosi della GAV e a Lorenzo Cappini dell'Atletico Solana Vigezzo. Tra le ragazze, prima Corinna Vanni dell'Atletico Solana Vigezzo su Gaia Calcini della SD Bognanco e Sara Bernasconi della GAV. Nelle categorie esordienti, affermazioni di Pietro Minazzi dell'Avis Marathon Verbania a maschile, Silvia Pinarella della SD Caddese Monique Giraud a femminile, Valentino Zanoli della SD Caddese Monique Giraud B maschile, Greta Comazzi del GSD Valdivedro B femminile, Andrea Fontana della SD Caddese Monique Giraud C maschile e Rita Zanetti, anch'essa della SD Caddese Monique Giraud C femminile. Nella classifica per società giovanile, affermazione della SD Caddese Monique Giraud, che ha vinto pure la classifica esordienti davanti alla GAV e all'Atletica Ossolana Vigezzo. VCO Top Race invece fa tappa a Trasquera con la Gran Buch fissata per domenica. È in calendario domenica in Val di Vedro la terza edizione della Gran Buch Race di Trasquera, quinta tappa di VCO Top Race. L'organizzazione, come sempre, è del gruppo sportivo Trasquera, presieduto da Martin Vairoli. Partenza ed arrivo delle due gare, la lunga da 31 km e la corta da 22, saranno nella Pineta e nella località La Sotta. Già 120 gli iscritti, ma si punta a superare quota 150. Lo start della lunga è fissato alle 8.45, 1420 metri di dislivello con un percorso leggermente più duro rispetto al 2017, meno corribile nella parte di salita. Il punto più alto del tracciato alla cima del Monte Teggiolo, dove è fissato il Gran Premio della Montagna. Chi transiterà per primo sia nella gara maschile che in quella femminile riceverà un premio in denaro offerto da San Domenico Ski. Per il giro più corto invece vinceranno un premio in denaro offerto da Mosoni Sport, l'uomo e la donna che passeranno per primi al passo delle possette. Il ritiro dei pettorali sarà domani dalle 17 alle 19, ma l'iscrizione alle gare è possibile anche la mattina di domenica fino alle 8:15. Nella gara lunga non mancheranno gli specialisti della disciplina, su tutti Poli, Radaelli, Silvio e Ruben Mellerio, Michael Dola del team Scott e Vasil Matiuciuk, mentre nella gara corta al via ci saranno tra i tanti Riccardo Borgiali del team Salomon e Paolo Matri. Spazio anche per i più piccoli, con un mini giro di 1 km che scatterà alle ore 10. Ci fermiamo per tutti gli aggiornamenti www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati con noi e buon fine settimana.